Bentornati su Play. A distanza di un anno esatto dall'annuncio di Keyforge, oggi una grande novità. Da pochi giorni a GenCon 2019 è stato annunciato il terzo set di questo fantastico gioco di carte. Questa espansione conterrà molte novità interessanti, tra cui le due fondamentali e l'aggiunta di due casate, che come abbiamo visto dall'annuncio della Fantasy Flight verranno temporaneamente mandate in pensione due casate, Marte e Sanctum. Io ne sono, per quanto riguarda Marte, sono abbastanza contento perché non mi hanno mai fatto impazzire, e le due casate sono sostituite da la Repubblica Sauriana e la Grande Federazione Stellare. Quindi abbiamo due nuove casate che vanno ad arricchire la già interessante ambientazione di Keyforge, quindi il crogiuolo sarà alimentato da due nuove forze. La Repubblica Sauriana chiaramente discenderà dai dinosauri e date le loro dimensioni intimoreranno anche un pochino i Brobnar. Sono caratterizzate da predisposizione per dibattiti filosofici e chiaramente per una tecnologia molto avanzata. L'altra casata è la Grande Federazione Stellare, è una fazione multiculturale che è formata da esploratori e scienziati, e si avvarrà di tecnologie avanzate prese da tutti i mondi in cui sono stati in contatto. Le novità non finiscono qui, perché oltre alle due nuove casate ci sono anche l'aggiunta di nuove meccaniche che dovremo vedere un po' più nel dettaglio. La nuova espansione di Mondi in Collisione verrà presentata con una linea che prevede uno starter set per due giocatori, i singoli mazzi arconte, il mazzo arconte deluxe e la premium box. Il mazzo Arconte Deluxe sarà più adatta per i giocatori che per la prima volta si avvicinano a questo fantastico gioco, mentre la Premium Box chiaramente è rivolta ai giocatori più esperti, più sfegatati, che avranno tra le mani un prodotto veramente interessante. E infatti la Premium Box conterrà due mazzi Arconte, 5 deck box per conservare i propri mazzi, un nuovo indicatore vincoli, finalmente una rotella girevole molto ben fatta, una serie di segnalini, una scatola per contenerli e degli adesivi con le case di Keyforge. Ritornando ai dettagli di questa espansione, possiamo dire che dall'annuncio abbiamo visto che conterrà 405 carte provenienti dai precedenti espansioni, chiaramente più le carte delle nuove due casate. Andiamo ora a vedere nel dettaglio due meccaniche nuove che sono state introdotte, ovvero Force Field. Le creature che si avvantaggiano di questa tecnologia potranno avere su di esse un apposito segnalino che servirà a proteggere la creatura, quindi quando la creatura dovrebbe essere sconfitta rimuoverà invece i segnalini presenti il segnalino presente su di essa. Ogni creatura non può avere più di un segnalino Force Field su di essa, in modo tale che se l'avversario vuole sconfiggere la nostra creatura dovrà effettuare un secondo attacco a buon fine per sconfiggerla. L'altra nuova capacità è la possibilità di far infuriare una creatura, e quindi quando la creatura è infuriata deve per forza combattere. Rimuovendo i segnalini, anche qui ci sono degli appositi segnalini, quindi i segnalini di rabbia vengono rimossi dopo che la creatura ha combattuto. Molto interessante questa opzione perché permette una strategia maggiore di distrazione anche delle creature dell'avversario, che non potranno così raccogliere ma saranno costrette a combattere contro altre creature, quindi allungando i tempi. Quindi siamo molto curiosi di vedere queste due nuove capacità in gioco. Un'altra possibilità che ci sarà possibile con questa espansione sarà quella di esaltare le creature, e quindi prendere un'ambra dalla riserva comune di gioco e posizionare la sua creatura proprio come se avesse catturato quell'ambra, potendo così attivare effetti particolari di quella carta. E con però qui bisogna stare molto attenti, perché se l'avversario poi sconfigge quella creatura, l'ambra arriverà, la guadagnerà lui, quindi molto rischioso. Anche qui bisogna stare attenti a valutare se sarà il caso di utilizzare queste capacità. Infine, le novità non finiscono qui, in quanto abbiamo le anomalie. Per la prima volta abbiamo queste carte speciali che potranno appartenere a qualsiasi casa, e la particolarità è che queste carte sono anticipazioni di set futuri, quindi carte che vengono dal futuro, che avranno delle capacità particolari anche nuove, che quindi andranno a ancora di più alimentare le tattiche del nostro mazzo. E come abbiamo visto, le novità sono state veramente tante. Ciò servirà non poco per dare rilancio a questo gioco. C'è chi ha commentato che comunque il gioco era un po' in declino, poi con l'espansione un po' si era ripreso. Secondo me con queste nuove due casate ridiamo piena linfa al gioco, e introducendo meccaniche molto interessanti che renderanno questo gioco espandibile all'infinito. Noi non vediamo l'ora di mettere le mani sulla Premium Box, sperando che Asmodee ce ne mandi una copia valutativa per testare il prodotto. Il gioco dovrebbe uscire verso fine anno, e probabilmente con Luca sarà già disponibile qualcosa. Per oggi è tutto, alla prossima, ciao a tutti!